Arrivata la Polisportiva Carso, il colpo vero. Questa 27esima giornata del campionato giovanissimi Elite, girone B. Formazione Pontina, allenata di Simonetta, ferma infatti il cammino della capolista, la Lodigiani di Rivetta per 2-0, con i gol di Greco in apertura e di Daff sul finale del match. Polisportiva Carso, costrutta al dovere, il fattore campo e soprattutto il fatto di giocare sulla terra. Lodigiani non riesce quasi mai ad imporre il proprio gioco, il proprio ritmo, come è capace di fare invece in altre occasioni. La prima occasione è proprio per gli ospiti con Oblehak, mentre al nono minuto il tiro di sinistro da parte di Greco viene svirgolato da Mattia, che non calcola bene il rimbalzo, il pallone finisce nella propria porta. 1-0 Polisportiva Carso, per Lodigiani si mette subito in salita. Le difficoltà del portiere ospite si evidenziano con la punizione del numero 3 della formazione Pontina, Tomassini, e il pallone che viene bloccato con un po' di tempi giusti, mentre poco più tardi è ancora Greco a mettere i brividi dallo Lodigiani. Pezzi di Rivetta che si sbloccano però al minuto numero 21, quando la conclusione è da parte di Di Mascio, il più pericoloso dei suoi. Rez quest'oggi in maglia azzurra, mentre la Polisportiva Carso ad indossare la maglia rossa. Ancora Lodigiani, qualche istante dopo, ancora con lo stesso Di Mascio, che tenta la conclusione, quando in giusto 9 sono 33. Verso il finale della prima frazione di gioco è ancora Lodigiani con questo ottimo invito da parte di Oblehak verso Lelli, e però Comelli ad uscire con i tempi giusti a bloccare. Ancora Oblehak a fare gioco per la formazione di Rivetta e a servire sulla destra pompa, il quale tenta questo tiro cross con il pallone che finisce oltre la rete. Ripresa che si apre ancora con Lodigiani a cercare il bando di bandolo della matassa, ed è ancora Oblehak a far carambolare il pallone sul corpo della formazione di casa, mentre ancora Di Mascio di sinistra a mettere i brividi alla difesa della Polisportiva Carso, che poco più tardi però si rende pericolosa con il suo numero 10, vale a dire Tornesi, con che in dribbling si libera del compagno ma non riesce però a calciare con i tempi giusti. Mentre sul finale, al 39esimo, arriva il raddoppio di Daffi, ancora su un'uscita non perfetta da parte di Mattia, del 2-0 per la Polisportiva Carso, che si aggiudica così questo incontro. Ora il tour di quinto è a meno 1 dalla capolista,